Mattia, Sì. dobbiamo adesso Bybit, giusto, il nostro Sì, argomento del giorno, esatto. lo dobbiamo proprio fare a ciliegina di 5 minuti di full immersion in cui ci Ce la spieghi faremo. questo nuovo exchange. Vai. Ok, perché Bybit? Perché parlando appunto di derivati, è l'exchange, uno degli exchange principali per tradare in derivati. Quindi beh, Bybit Exchange offre agli operatori opzioni di trading perpetual con leva fino a 100 a 1. Fondato nel marzo 2018, Bybit è uno degli exchange di criptovaluta in più rapida crescita. Abbiamo oltre 3 milioni di utenti registrati. La caratteristica principale è fornire trading di derivati, che sono strumenti finanziari che prendono il valore dagli asset sottostanti. Offre molti contratti perpetual, Bitcoin dollaro, Ethereum, EOS, Ripple e ancora altri che saranno in arrivo. Consente di acquistare e vendere criptovalute con leva fino a 100 per. E qua state attenti, soprattutto per chi si avvicina all'inizio. Questa cosa vuol dire potenzialità di bruciare capitale molto molto alta. I membri del team che hanno fondato Bybit provengono dal settore del forex, investment banking e blockchain. Hanno lavorato in Morgan Stanley, in Tencent e altre realtà. Ben Zhu, cofondatore, è stato il direttore presso il broker Forex XM per 7 anni. Hanno anche un'intelligenza artificiale che offre un trading system in cui si possono impostare take profit e stop loss direttamente. Ha due tipologie di derivati che sono future e opzioni, e in più offre anche un sistema di assicurazione chiamato, diciamo, mutua assicurazione, dove l'utente riceverà un rimborso se subisce una perdita, chiaramente solo per la posizione assicurata. Si possono ottenere queste assicurazioni sia per posizioni short che long. Può essere un'assicurazione anche su base oraria, per esempio 2 ore, 12 ore, 48 ore, o in base anche a una porzione della tua posizione di trading. Quindi io posso assicurare per 3 ore il 75% della posizione X, pagando un premio per essere protetto appunto questo fondo. Ovviamente, essendo il mercato delle cripto molto volatile, questo potrebbe essere uno strumento per ottenere una compensazione nella gestione del rischio. Chiaramente il prezzo qual è? Il premio. Il guadagno per l'azienda è come sempre il premio, potendo dare la possibilità di proteggere una posizione, e loro comunque incassano il premio a livello statistico per la legge dei numeri grandi, da non confondere con la legge dei grandi numeri, fondamentale questo dettaglio. Chiaramente vince sempre, quindi a loro conviene. Questo perché ve lo dico. Non fatevi attrarre dagli specchietti per le allodole. Se siete consapevoli che avete bisogno di lavorare in derivati per coperture, perché ne so io, consapevoli, questo è uno degli exchange che offre derivati e opzioni. Se pensate di andare lì, fare click, leva 100, perché troverete il token che vi fa un movimento da per 4.000, allora durate 2 o 3 giorni. Questo lo dico proprio di cuore, onde evitare di vedere al prossimo collegamento parecchie persone con i conti bruciati. Quindi sappiate Certo. che c'è, però l'ho usato con consapevolezza. Leva 100 è pericoloso. Certo. Questo sempre il discorso che noi manteniamo, no? Di fare sempre tutto tailorizzato alla propria consapevolezza e capacità di agire sul mercato, Mattia. Dunque, abbiamo fatto, eccolo, Madonna, che bella blu, troppo bella. Ce la devi portare qui a Finanza Now. Quando verrai anche tu a trovarci, Dovrei ci devi come portare. stessi Ci devi portare anche blu, perché anche lei avrà il suo posto qui a fianco a me e bello, grazie. sarà la nostra ospite speciale, della puntata. Allora, Mattia, per noi dunque si conclude, questa giornata che è stata giustamente densa di informazioni, di cornice che andava a contestualizzare questo movimento, che abbiamo osservato su tutte le criptovalute che sono state appunto coinvolte in questo ritracciamento.
argomento. Allora, noi dobbiamo tornare alle faccende italiane adesso, perché dobbiamo tornare a vedere cosa accade, cosa stanno combinando al Quirinale. Mattia, dobbiamo vedere questo capo di Stato come e quando verrà eletto. Insomma, ieri fumata nera, per oggi si prevede un replay di quello che è stato comunicato appunto ieri, e ci toccherà. Ma c'è qualche indiscrezione, Giulia? C'è qualche nome che è guarda, più forte di altri? Ci sono dei nomi, Mattia, e sicuramente però la certezza non c'è certezza. Quello che si capisce è che il centrodestra ha proposto tra le candidature Casellati, Pera e Nordio, e invece l'ipotesi di vedere come candidato un rappresentante come Frattini è stata scansata, proprio perché si sta cercando, Mattia, in luce delle tensioni geopolitiche che abbiamo nominato anche in questa trasmissione, si sta cercando un presidente della Repubblica che sia di stampo europeista e atlantista, perché mai come in questo momento sembra essere necessario avere un rappresentante o comunque un mediatore in grado di essere appunto mediatore di questa situazione così delicata. Quindi l'identikit è questo, ora bisogna trovare il volto di questo identikit, Mattia, ma saremo a vedere. Intanto io ti do appuntamento a settimana prossima invece per continuare a commentare insieme l'asset crypto. Grazie per l'aggiornamento politico, che non avendo io TV mi ha fatto piacere, così almeno mi sono contestualizzato. Grazie. Siamo a voi, allora alla prossima. Grazie mille a Mattia Spanghero e Blu, la nostra ospite speciale.